Io credo di poter dare quello che ho imparato a fare nella mia vita, cioè ho gestito delle macchine complicate, macchine aziendali, ho imparato come si fa a lavorare in squadra, ho imparato che bisogna prima ascoltare e poi si decide però, e ci metto anche un po' di passione perché serve anche quella, non solo la competenza, cioè io davvero credo nella politica, nella partecipazione e proverò, se toccherà a me, a testimoniare che è possibile fare buona amministrazione con intorno a principi di legalità, di trasparenza e in modo disinteressato. Come mai ha deciso di candidarsi anche alla luce dell'ultimo insuccesso che aveva riscontrato alle primarie di qualche tempo fa? Ma perché la mia impressione è che da quelle primarie, che sono del 29 dicembre del 2012, data che non potrò dimenticare, che però interessarono un bacino molto ristretto, vi ricordate, era tra Natale e Capodanno, eccetera, e a quelle primarie io arrivai quarto. Poi i giornali, come dire, sottolinearono ovviamente la notizia che ero quarto, trascurando il fatto che però un elettore su quattro in un partito democratico in cui i renziani erano allora forte minoranza aveva votato per me. Da quel momento io, come dire, ho fatto un percorso dentro questo partito a cui ho assicurato lealtà, energia, determinazione, e mi pare che sia riconosciuta questa cosa. Poi io posso dire, vorrei candidarmi. Il dato interessante è che molta parte del PD oggi dice sì, ci sembra una buona idea. Quindi diciamo che da quella data qualcosa è cambiato. La candidatura sua a Bergamo, ma ancora prima l'elezione di Renzi, fa alzare molte voci che dicono che il Partito Democratico si stia spostando verso destra. È la sua opinione o c'è un'evoluzione diversa nel partito? No, io non sono mai stato un elettore della destra, tantomeno un esponente politico della destra. E non ho mai in nessun modo condiviso l'opinione di chi dice che Renzi sia di destra. Renzi è profondamente incardinato nei valori della sinistra, di una sinistra liberale, non comunista per essere espliciti, ma oggi questo è il Partito Democratico, cosa certificata dal voto del 68% dei suoi elettori, quindi o il 68% degli elettori PD è diventato di destra, oppure invece è un pregiudizio che non ha fondamento.